dobbiamo cercare di portare a casa il lavoro e non si riesce più ad andare avanti. C'è bisogno di una svolta e al più presto, perché sennò chiudiamo tutti un po' alla volta. Non sono pessimista, però la realtà dei fatti è questa. La gente stessa ha paura di investire perché questo è un periodo di sfiducia e non sa, anche se ha le possibilità, tentenna e di conseguenza ritarda gli investimenti, ritarda il ristrutturare l'abitazione, ritarda qualsiasi cosa, e quindi siamo lì che aspettiamo. E se potesse incontrare il nuovo Premier, cosa gli chiederebbe? Gli chiederei di essere umile e di pensare al popolo, e quindi di vivere una settimana, 15 giorni col popolo per capire le problematiche, che c'è gente, noi per fortuna riusciamo ancora a vivere, ma c'è gente che non riesce più ad arrivare al 15 del mese, e quindi come possono non ragionare, non vedere queste cose?